Ok, questo qua è una sorta di aggiornamento per quanto riguarda il mobile dei box contenente leopardini, ma anche Mili e Wellerri e il Nasicus che è rimasto. Ho chiuso il retro di questa scansi in legno con dei fogli di cartone molto spessi e ho collocato, attaccando con dello scotch, dei tapetini da 28 watt, ok, in modo da poter riscaldare uniformemente il retro dei box che vado a posizionare, proprio come una sorta di rack. Perfetto. Quello lì è il termostato che vado a regolare la temperatura con la sonda, appunto, che ho posizionato sul retro di uno dei box, che è proprio là dietro, questo qua mi lì, che è proprio là dietro la sonda, di modo da riuscire a mantenere sempre le temperature, quindi anche durante la notte abbassare la temperatura senza spegnere il tutto. E lì sotto, beh, come avrete sicuramente già visto in un altro episodio, ho collocato anche i box dei Porcellus, degli olischi alla fine, insetti spazzini. Li sto tenendo leggermente staccati dal tappetino perché non devono superare i 26-27 gradi, e infatti così riesco ad avere 25 gradi e 4 nella zona posteriore. Per quanto riguarda i Porcellus, ovvero gli onischi, oltre ai 4 nuovi che sono arrivati, che avrete già visto in un altro episodio, ho finalmente sistemato i box qua sotto di allevamento dei Laevis. Quindi ho stipato 3 colonie diverse con anche dei test diversi, e infatti per dirvi qua potete leggere residuo di torba numero 1 del 16 marzo, ovvero ho preso soltanto la torba che avevo negli scatolotti grossi dove li tenevo prima e l'ho posizionata all'interno, perché avevo trovato dei sugheri che contenevano delle uova o dei piccoli Laevis. Quindi invece di avviare una colonia da capo introducendo degli esemplari già adulti, ho buttato dentro soltanto quello che c'era di scarto dei vari box. Questa qua invece è la mia colonia numero 1, che è quella più popolata, dove ci sono dentro tantissimi, adesso si farà fatica a vederli visto che sono tutti nascosti. Ho posizionato all'interno anche delle assi di legno che ho trovato in giro, un po' marce e un po' malridotte, di modo che loro vadano a distruggere il tutto. Infatti alcune di assi di legno le ho posizionate qua, e vedete che c'è sopra tutto del muschio e si stanno marcendo, rompendo. Ho posizionato della torba sul fondo e li bagno mediamente una volta a settimana come bagno gli onischi, così magari da tenerli freschi, e nel momento in cui mi serve creare un'altra colonia o un altro box, ho del legno già pronto. E invece nella zona di qua centrale abbiamo sempre un'altra piccola colonia starter numero 3 dei Laevis, ma abbiamo anche gli Scaber arancio, e qua in parte invece abbiamo 3 colonie di Tricolina tomentosa che sto provando a far riprodurre e a far partire. Il lunedì mattina è il giorno più importante di tutta la settimana in negozio, perché appunto si passa a pulire e rassettare tutti i terrari e tutti i box, anche quelli dei Wellerri e dei Mili, per quanto riguarda appunto lo scaffale qua dietro dei gechi che stiamo tenendo nei box di plastica. E vi faccio vedere anche, oggi sto introducendo dei tronchettini particolari che sono riuscito ad acquistare appunto nei box dei Mili e dei Wellerri, per dargli un attimino un po' di effetto naturale all'interno del terrario, oltre appunto aver posizionato la sabbia che io tanto amo e che tanti criticano, ma va benissimo perché loro scavano, si divertono, hanno già fatto 3 mute. Tutti gli esemplari che ho qua mangiano senza problemi, le feci sono tutte belle pulite senza residui di sabbia. Ovviamente sto utilizzando la sabbia rossa desertica della Trixie, che è l'unica tra virgolette di cui mi fido, perché sono sicuro al 100% che non crea problemi. E adesso vi faccio vedere i boxettini. Questi qua sono i boxettini che sto utilizzando per appunto i Wellerri e i Mili. Ho posizionato all'interno questo tronco di legno vero, e qua sotto la tana c'è... Eccolo lì, che ha appena finito di fare una muta e mangiano come dei draghi.
invece in questo che sto pulendo adesso c'è un mili. Eccolo qua. Anche lui ha fatto una muta stanotte, infatti si vedono dei residui che adesso andrò pian piano a togliere e dopo andiamo a posizionare all'interno il tronchettino come ho fatto negli altri box. Box, come potete vedere, con la sabbia rossa, quella della Trixie, e una ciotolina di acqua dalla parte fredda. La tana messa in quel punto lì di modo che qua dietro ci sia il tappetino riscaldante che scaldi. Ho fatto 1, 2 e 3 fori di modo che l'aria circoli e un foro sopra il coperchio che va posizionato dalla parte fredda di modo che qua si condensi il caldo e qua invece esca l'aria vecchia e rientri dagli altri 3 fori in parte. È lunedì pomeriggio e con una giornata così, ovvero sta piovendo come appunto Dio la manda, come si suol dire, dopo aver pulito tutta la stanza dei rettili stamattina e appunto con questa giornata qua uggiosa, avevo ancora da scattare le foto delle piante finte che ho recuperato e ho acquistato per allestire i terrari e anche da vendere in negozio sullo shop online. Quindi che cosa starò mai facendo in questa giornata così uggiosa? Ve lo faccio vedere. Allestito il set fotografico con light box sfondo nero, sto andando a scattare le foto appunto che poi verranno messe sul sito di Bassi Garden con gli oggetti. Questa qua è una foglia di felce finta, bellissima, che poi si può mettere all'interno di qualsiasi terrario naturalistico. Siamo qua con la super mega macchina professionale per appunto scattare delle foto bellissime che poi andranno sul sito del negozio. E oggi mi fa compagnia Pesca. Ciao Pesca, saluta. Di ciao. Cosa c'è? C'hai paura? Sì, perché sto utilizzando il nuovo bastone, tra virgolette, selfie, gancio super mega professionale che ho preso appunto per registrare queste clip, perché mi è molto più comodo, ho sempre comunque una mano occupata, però come potete vedere la ripresa è molto più lontana e anche i tremoli, purtroppo dovuti alle mie mani, svaniscono un attimino e quindi avete un po' più di piacere di vista, oltre appunto che il grandangolare dovuto a questo asta di circa 90 cm. Sì, c'ho qua ancora la scopa perché... Secondo voi perché io ho ancora in stanza la scopa? Sarà mai possibile? Sarà mai possibile che io riesca a mantenere pulito e un attimino in ordine quel terrario qua? Io ho i miei dubbi forti, forti. E niente, ritorno a scattare le foto che poi dopo dovrò elaborare e appunto caricare sul sito internet. Però ecco, questa è un'altra cosa che faccio abbastanza periodicamente, nel senso quando arrivano oggetti nuovi monto il lightbox, fotocamera alla mano e vado a scattare le foto, così da riuscire a dare una qualità perfetta e migliore alle foto che carico sul sito. Appunto, e poi sono anche le mie, quindi non sono vincolato da nessun tipo di copyright per quanto riguarda appunto l'immagine che viene pubblicata. Non può dirmi niente nessuno perché l'ho scattata io, quindi non c'è niente da contestare. Allora, qui stiamo intagliando dei tubi in gomma, gomma rigida, che poi andranno all'interno dei box dei Ciliatus come tana. Adesso non voglio accecarli troppo, ma voglio farvi vedere, eccolo qua. Un ciliato, come è messo? Cosa c'ha dall'altra parte?
uno è lì sotto in mezzo alle foglie, uno è qua sotto e l'altro è qua in parte spiaccicato. Ma sono arrivati anche i lugubris e sono bellissimi. Eccolo lì uno, si vede appena appena la codina e il corpo, e gli ho appena messo dentro i microgrilli e lì c'è un'altra coda. Si sono riuniti tutti per il pasto e anche qua abbiamo fatto una torre in gomma con dei fori quelli che si possono infilare all'interno, uno lì a tre quarti, poi ho messo dentro comunque il portaciotole che utilizzo per il ciliatus, ma lo utilizzerò appunto per metterli dentro magari le drosofile o le microblatte, e poi un pezzo di verde finto di modo che loro possano andare all'interno a nascondersi. Cosa stai facendo? Pesca? A chi picchi la testa sul tombino? Lanciamo la pallina, ciao che la lanciamo, ciao! Ecco la pallina! E che la lanciamo, dai! Pronti! 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 Via! Infatti ha fatto la pallina, poverina! Portala qua! Oggi è domenica, un po' di relax. In giardino, col cane, primavera. Fa già caldo, sì, tanto caldo. Stiamo per mangiare fuori. Non so Anna cosa mi sta preparando. Sicuramente vorrà avvelenarmi. Mi piacciono le nostre rane. Quella l'ho scelta io, questa. Perché è la rana di It, manca il palloncino rosso. E questa ovviamente l'ha scelta Anna. Guardate il faccione della rana, che bello. Però la mia è inquietante, anche perché la vedo dalla porta finestra della cucina e a volte anche dalla finestra del bagno, e di sera quando c'è appena appena un po' illuminato dalla luce della luna sembra davvero con le piante poi che cresceranno qua davanti, i felci e quant'altro, sembra davvero una scena horror di un film horror. Ma mi porti la pallina? Pesca la pallina? No, fai niente la pallina. Niente, volevo registrare la clip dell'etichetta nuova per farvi vedere il Q-code, il QR code qua, e sta ancora postando la storia che ho fatto su Instagram. Queste qua sono le etichette definitive, ovvero dopo un po' di test per l'impaginazione dell'etichetta, queste sono le etichette definitive che attaccherò sopra i terrari in mostra, ma anche dove ci saranno dentro gli animali in vendita qua in negozio. E il mio capo, il mio boss, il mio papà mi ha dato anche una bellissima idea, ovvero di attaccare o dare l'etichetta, un'etichetta simile, sempre con il QR code, anche ai clienti che acquistano gli animali da noi. Così che una volta che sono a casa non si ricordano qualcosa, basterà scannerizzarlo col telefono e verranno automaticamente reindirizzati alla scheda di allevamento sul nostro sito internet. E infatti funziona così. Telefono alla mano, andiamo a scannerizzare, volete vedere, ha già preso il codice. Clic, adesso vi dirà di sbloccarlo. Siamo sulla scheda sull'articolo del paludario che ho scritto, quindi questo è tutto l'articolo scritto direttamente sul nostro sito, e appunto l'articolo comprende più cose, ovvero oltre all'articolo c'è il link per la scheda di allevamento delle Milkfrog e anche il video dedicato al paludario, quindi nel momento in cui io farò un video o farò qualcosa dedicato o all'animale o alla specie o al terrario, vi basterà cliccare sopra uno di quei due link qua, dei link che vedrete in fondo, per appunto accedere direttamente al video su YouTube. Mi pare una cosa smart, veloce e anche fica da avere. Dal video del paludario ho fatto un paio di aggiunte, spero che Andrea non mi tiri le orecchie. Una è con la piantina là dietro e fa tutti anche degli spadoni lunghi che poi fanno altre piantine piccoline. E questa specie di pianta muschettino qua che ho adagiato un po' in giro su quel lato qua, qua sopra, e vediamo se resiste, se si forma qualcosa, se parte, oppure se si secca tutto andiamo a toglierlo senza problemi.